chiedo subito al sindaco, sindaco, intanto lei è soddisfatta della risposta del governo, dello Stato a quella che è una sfida della criminalità organizzata e comune in questa città? Lei chiedeva aiuto? Ah, noi abbiamo fatto un incontro l'altro giorno con i vertici del Viminale, ministro compreso, è stato un incontro molto proficuo di 3 ore. Noi abbiamo raccontato quello che il Comune sta facendo dalla sua parte, che non è il responsabile della sicurezza, politiche educative, politiche sociali, politiche giovanili. Napoli, la città d'Italia che negli ultimi 3 anni cresce maggiormente in termini turistici, una vivacità culturale enorme. Forze dell'ordine e magistratura stanno facendo un grande lavoro. Oggi c'è bisogno però di rafforzarle con risorse umane e risorse materiali. Quindi si è convenuto ai massimi livelli. L'esercito va bene, ma solo per presidiare i cosiddetti obiettivi sensibili, aeroporti, porti, stazioni, più forze dell'ordine per aiutare le donne e gli uomini delle forze di polizia che con professionalità e generosità e coraggio fanno un lavoro enorme, perché come si diceva sono state smantellate anche organizzazioni criminali importanti e soprattutto noi abbiamo interrotto completamente il rapporto tra la camorra e la politica. Quindi Napoli vive una stagione che effettivamente è di grande importanza. Che come tutte le grandi capitali del mondo, Napoli è comunque l'epicentro anche di contraddizione. Vede, oggi vive la stagione turistico-culturale Napoli che non ha mai vissuto nella sua storia. Si aprono in media 2 bed and breakfast alla settimana. Centinaia di migliaia di turisti che Napoli non ha mai avuto. Il tutto esaurito è la città che negli ultimi 3 anni è maggiormente cresciuta in Italia. Dall'altro appunto una faida omicidiaria, perché non sono tanto i reati comuni, perché anzi c'è stata una flessione nell'ultimo anno, ma gli omicidi sì. Ecco perché oggi Napoli è una sfida nazionale. Come ha detto anche il ministro quando è venuto a Napoli, siccome Napoli si sta dimostrando essere la capitale anche del riscatto morale, culturale e giovanile, ha bisogno dello Stato, con le sue forze ordinarie, senza leggi di emergenza, senza poteri straordinari, rinforzando, come si è stato fatto con l'Expo l'anno scorso, oggi Napoli ha bisogno di un potenziamento di forze dell'ordine. Questo è tutto. Questa è la risposta repressiva, però telegrafico, c'è un'altra risposta, quella più importante, dello Stato, quindi in questo caso anche del Comune, e lei lo rappresenta il Comune, per i giovani, perché l'emergenza è quella. E questa è la cosa più bella che noi abbiamo rappresentato con i fatti al Ministro. Politiche sociali, dove è migliorata la qualità, politiche giovanili, luoghi di intrattenimento e punti di riferimento, dallo sport alla cultura. Napoli, la città d'Italia che negli ultimi 4 anni ha fatto maggiormente emergere attività illegali non autorizzate in un circuito di legalità. Napoli che sta offrendo migliaia di posti di lavoro grazie al turismo e alla cultura, soprattutto ai giovani e anche delle periferie. Insomma, a Napoli io ho l'impressione che in questo momento anche tra le istituzioni c'è una buona collaborazione, stiamo dando segnali importanti, ognuno sta facendo la sua parte.